L'atomo, appunti di scienze. Che cos'è un atomo? Un atomo è la più piccola parte di un elemento chimico di cui ne conserva tutte le proprietà e caratteristiche. Tanti atomi messi insieme formano una molecola. La struttura di un atomo. Questo, ecco, è un disegno di un atomo schematizzato. Al centro dell'atomo c'è il nucleo formato da neutroni e protoni. Eccolo qui, questo è il nucleo. Infatti, nucleo ci viene indicato tutto questo insieme che è al centro. Neutroni vengono qui indicati rossi, protoni gli altri neri. I protoni hanno carica elettrica positiva, i protoni. I neutroni hanno carica elettrica neutra ed hanno la funzione di rendere stabile il nucleo perché i protoni da soli si respingerebbero. I protoni, avendo segno positivo, non potrebbero stare vicini senza i neutroni e quindi l'atomo si disgregherebbe. Protoni e neutroni hanno massa simile. L'insieme di protoni e neutroni in un nucleo viene chiamato numero di massa e si indica con la lettera maiuscola A. Attorno al nucleo sono presenti le orbite, questi cerchi qui, queste ellissi qui. Al massimo possono esserci sette orbite. Sulle orbite ruotano gli elettroni. Gli elettroni sono delle particelle con carica elettrica negativa. Eccoli qua, gli elettroni. Gli elettroni hanno una massa 1836 volte più piccola dei protoni e dei neutroni. Quindi sono infinitesimamente più piccoli gli elettroni. L'insieme di elettroni e protoni viene chiamato numero atomico e si indica con Z. E il numero atomico Z ci sarà utile anche per andare a capire come fare una cosa che vedremo successivamente. Eccola qui questa cosa, la rappresentazione di un atomo secondo il modello anatomico. Vediamo e ascoltiamo questo video. Allora, vediamo come fare la rappresentazione dell'atomo. Prendiamo il caso del litio. Litio, come numero atomico 3. Sulla tavola periodica degli elementi lo troviamo così scritto lì e il 3 in basso. Il 3 ci indica che ha 3 elettroni. Dovremmo disegnare 3 elettroni da riportare. Allora facciamo un nucleo centrale. Attorno a questo nucleo facciamo un'orbita. Ora, sulla prima orbita noi possiamo andare a segnare soltanto due elettroni. Ne facciamo uno qui e uno qua. Ora passo questa è la prima orbita, passo alla seconda orbita. Litio ha 3 elettroni, ne ho disegnati 1, 2, mi manca il terzo. E lo faccio qua, al polo nord. Gli elettroni vanno sempre riportati sui poli. Nord, sud, est, ovest. Questo è il litio. Vediamone un altro. Il carbonio.
carbonio che indichiamo con H e ha come numero atomico 6. Anche qui, nucleo centrale 6, quindi dobbiamo andare a fare sicuramente due orbite. 1 e 2. Nella prima orbita possiamo mettere soltanto elettrone qui e elettrone qua. Poi andiamo a continuare qua, qua. Possiamo inserire su un'orbita, ad eccezione della prima dove ne vanno al massimo 2, sulle altre orbite possiamo mettere fino a un massimo di 8 elettroni. Vediamo come il fluoro, prendiamo ad esempio il fluoro. Il fluoro che viene indicato con F numero atomico 9 e ora nucleo, prima orbita, seconda orbita. Iniziamo a riempire la prima. Un elettrone, due elettroni e vado ai poli. Tre elettroni. 4 elettroni, 5 elettroni, 6 elettroni. Ne ho fatti 4, adesso continuo ripartendo da qui. 7 elettroni, 8 elettroni, 9 elettroni. Questo qui è un doppietto, perché sono due elettroni insieme. Doppietto uguale 2 elettroni uniti vicini in un polo dell'orbita. Se riusciamo a aumentare questo è un doppietto. Questi, anche questi sono un doppietto ed anche questo. Ora proviamo a fare il calcio. Il calcio, che se non sbaglio poi controlliamo, ha numero atomico 20. Nucleo centrale, prima orbita. Seconda orbita, al massimo ne posso mettere 8, 10, 3ª orbita, 18, ora qui non c'ho spazio, quindi faccio un po' più piccolo, qui sotto, 20, indichiamo CA, numero atomico è 20. Altra orbita. Ora io la faccio male, ma sto facendo col mouse e non ho la sensibilità giusta. Prima orbita solo due elettroni, seconda orbita 1, 2, ma in realtà già siamo 1, 2, 3, 4, devo arrivare a 20, 5, 6, ricomincio da qui. 7, 9, 10, 11, 12, 13,
13, 14 e devo tornare qui, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Questo è il calcio. Vediamo. Bene, adesso vediamo un po', parliamo del sistema periodico. Questa è la tavola periodica degli elementi. Sono tutti gli elementi, sono 118 e sono tutti gli elementi presenti in natura. Il numero lo vedete, 118, ecco. Questo è l'ultimo. Questo numerino qua altro non è che zeta e ci indica il numero di elettroni anche. Vediamo un po'. Il sistema periodico è organizzato in gruppi e in periodi. I gruppi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gruppi, tralasciando questi sottolivelli qui che sono 18 i sottolivelli. 8 gruppi. Vediamo un po'. Il numero dei gruppi indica il numero di elettroni nell'ultima orbita. Quindi tutti gli elementi appartenenti al secondo gruppo avranno nell'ultima orbita 2 elettroni. Tutti gli elementi appartenenti al sesto gruppo avranno in ultima orbita 6 elettroni, quelli dell'ottavo ne avranno 8, quelli del quarto ne avranno 4, quelli del primo avranno un elettrone nell'ultima orbita e così per tutti. Il periodo invece, che cosa ci indica il periodo? Il periodo indica il numero totale di orbite, difatti abbiamo detto prima che le orbite sono al massimo 7. E qui vediamo che i periodi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se incrociamo il periodo con il gruppo, ad esempio, idrogeno. Idrogeno è nel primo gruppo, quindi avrà un elettrone nell'ultima orbita, e qua, quante orbite ha? Un'orbita sola, quindi significa che nell'unica orbita che ha avrà un elettrone. Il litio ci dice che ha al massimo due orbite e che nella seconda orbita avrà un elettrone. Il calcio, che abbiamo visto prima, ha quattro orbite e nella quarta orbita avrà due elettroni perché è nel secondo gruppo. E così via dicendo. Vediamo questa qui, la regola dell'ottetto che riguarda tutti gli elementi. La regola dell'ottetto ci dice che tutti gli elementi cercano di completare il numero di elettroni nell'ultima orbita, che abbiamo visto essere al massimo 8 per questo ottetto. Quindi cosa fanno gli elettroni? Si uniscono ad altri elementi così che possano avere 8 elettroni nell'ultima orbita. Avere 8 elettroni conferisce all'elemento, all'atomo, maggiore stabilità. Ad esempio, gli elementi del secondo gruppo, della tavola degli elementi che abbiamo visto prima, si uniranno agli elementi del sesto gruppo. Gli atomi possono cedere elettroni nell'unione, nel raggiungere questo ottetto, gli atomi possono cedere elettroni. In questo caso si dice che l'atomo diventa un ione positivo, che si chiama catione. Gli atomi possono acquistare elettroni, in questo caso l'atomo diventa un ione negativo, cioè un anione. Oppure possono condividere elettroni,
si forma qui, si crea un legame covalente. La condivisione di elettroni avviene nel momento in cui c'è un elemento che ha un elettrone da solo, un altro elemento che ha un altro elettrone da solo, ecco che viene, lo condividono questi due elettroni per formare un doppietto. Mentre la cedono elettroni, ad esempio, se un atomo del secondo, un elemento del secondo gruppo che ha due atomi, che ha due elettroni, si unisce a un elemento del sesto gruppo, ecco che l'elemento del secondo gruppo tende a cedere quei due elettroni perché ne ha di meno e quindi diventa un catione. L'elemento del sesto gruppo li acquisisce, quindi diventa un anione. E questo è tutto per il nostro ripasso sugli atomi.